Ciao ragazze, appena tornata da New York e come vedete struccata perché sono un po' di fretta, però ho detto caspita, devo assolutamente far vedere alle ragazze cosa ho comprato da Sephora New York. Ho cercato di acquistare tutti i marchi che non esistono in Italia, quindi super interessanti. Se vi interessa continuare a vedere questo video, mi raccomando, supportatemi con un pollice in su e iscrivetevi al mio canale per non perdere i video futuri. Se volete attivate anche la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Partiamo subito. Allora, ecco qua la pesante bustina. Allora, prima cosa, mi sono imbattuta in questo marchio che si chiama Youth to the People. Io credo che non ci sia in Italia. Poi, se sbaglio qualcosa, ovviamente correggetemi qua sotto nella sezione commenti. E mi ha attirato gli ingredienti che dicevano spirulina più microalga kale spinach, kale spinach. Io le chiamo kale, vabbè. So che è un tipo di alga che si mangia, è molto famosa, soprattutto negli Stati Uniti. Noi in Italia ovviamente le snobbiamo le alghe, ma credo che sia anche giusto così. E questa nello specifico è una maschera. Mi piaceva anche, a parte il pack molto nordico, più il fatto che c'è scritto Superfood Skin Reset Mask. Quindi anche questa parola Superfood ha attirato la mia attenzione. Mi ricorda un po' il Cicaper di Dr. Jart, che ha questo color verde, però quella vabbè è una crema, quindi non c'entra niente. Ve la faccio vedere meglio qua. Ovviamente vi farò sapere come mi trovo con questi nuovi prodotti. Per adesso, io non so assolutamente niente di queste aziende. L'unica cosa che so è che queste cose costano davvero tanto. Cioè, da Sephora ho visto che, non so se è una mia impressione, mi sembra che tutto costi di più. Vabbè, comunque. Una maschera viso, questa qua, l'ho comprata a Ginevra, quindi non starò a farvela vedere più di tanto. Marchio Sephora, quindi la trovate facilmente anche in Italia. Poi, passiamo a Charlotte Tilbury. Ho preso due cose per me e due cose per Raffaella che me le ha richieste, però le tiro fuori in ordine sparso. Charlotte Tilbury Lip Cheat e questo è il colore, vediamo un attimo, non vedo mai che colore è. Iconic Nude. Ve lo faccio vedere meglio qui con il suo rossetto. Scusatemi lo smalto, sono appena tornata e devo andare a rifarmelo. Ah, questo è il mio rossetto, il Pillow Talk che vi apro. Ho cercato questo rossetto a lungo in Italia, soprattutto online, perché in Italia non c'è Charlotte Tilbury, ma era sempre, sempre sold out. È un bellissimo rossetto, ve lo faccio vedere al volo. Adoro questo colore. Mi piace tanto con la sua matita abbinata, che vi faccio vedere fra poco. Mentre questa è una matita che ha scelto, Raffaella, che si chiama Iconic Nude, che non le apro, poverina, giustamente. Ok, poi. E invece questo è il rossetto che ha scelto Raffaella, che è il Nude Kate. Spero che metta a fuoco perché sto cercando di registrare con un'altra fotocamera e non sono molto pratica. Origins è invece un marchio che c'è. Vabbè, io vi faccio vedere tutto quello che ho comprato, non è solo le cose che non ci sono in Italia. E mi piace tantissimo l'idea, prima di tutto la profumazione di questa crema che già conoscevo, però non avevo mai acquistato, avevo provato qualcosa. Ha questo profumo meraviglioso di mandarino, infatti. Anche Patrizio la vuole usare perché, gli piace tantissimo questo profumo così delicato. Guardate anche la consistenza di questa crema. È meraviglioso, sembra che vi spalmate in faccia dei mandarini. Sa di Natale, ecco, per me il profumo di mandarino è subito Natale, anche se è appena passato, sa di Natale. Vedo le blogger, inglesi che parlano molto bene di questo marchio e soprattutto di questa crema, idratante energizzante. In realtà non è una crema, è un gel. Io dico sempre crema, deformazione. Comunque è un gel idratante energizzante. Poi, allora, la svolta. Ho IT Cosmetics, non avevo niente, mai provato niente di IT Cosmetics. Ne avevo visto parlare di questo marchio a Tati, Glam Life Guru, la beauty guru americana, e appena ho fatto lo swatch sulla mano ho detto wow, questa CC cream deve essere assolutamente mia. È una cosa incredibile, io qua sono piena di macchie, ora con le luci non si vede, sembra che ho una pelle perfetta o quasi, ma comunque ho sempre bisogno di coprire. E questa è la CC Cream Oil Free Matte. La mia colorazione è Natural Medium. Anche questa, prezzi alti, mi sembra che venga sui 40 euro.
Comunque, appena l'ho vista, anche Patrizio ha detto wow! Poi c'erano tutte le foto, cioè a vedere il prima e il dopo, anche Patrizio ha detto wow, provala! Poi, questa invece è la matita Pillow Talk di Charlotte Tilbury, che è l'abbinamento al mio rossetto sempre Pillow Talk, che è questo. E questa è la combo perfetta, secondo me. È un punto di rosa antico molto bello, molto chic, che va bene per sempre praticamente. Sono troppo felice di averle trovate perché non riuscivo assolutamente a trovarle. Ovviamente, piccola parentesi, Anastasia Browis, non potevo non comprarmi la mia matita sopracciglia preferita del cuore in dark brown, che è l'Anastasia Browis, che l'avrete già vista mille volte. Se per caso non dovesse mettere a fuoco la fotocamera, vi chiedo scusa perché non avendo lo screen rigirabile nella mia fotocamera non posso vedere quando mette e quando non mette a fuoco, quindi vado un po' così a caso. Allora, sempre del marchio Youth to the People, che è questo qua, ho preso anche un cleanser. Quindi di Youth to the People ho preso queste due cose, la maschera e il cleanser. Vediamo subito il cleanser, che ha un pack meraviglioso in vetro e l'ho subito amato, ho detto questo è bellissimo sul mio lavandino. E poi anche qui c'è scritto, come vedete, Superfood Cleanser. Quindi super super interessante. Non ho idea di che cosa profumi. Profumazione divina, non saprei dirvi di che cosa in particolare. Divina, comunque sa di fresco e non è molto delicata come profumazione, non è per niente invadente. Beauty blender, sono a una fase in cui le mie beauty blender sono tutte completamente spezzate, aperte, conciatissime, e mi è sembrata carina l'idea di prendere la beauty blender color carne. Mi piaceva l'idea, vabbè, non ve la apro, sapete, è l'originale, quella che si trova da Sephora, eccetera eccetera eccetera. E poi ho trovato questo marchio che si chiama Bite Beauty, che poi bite vuol dire mordere, e quindi non lo so, vabbè, mi ispirava questo punto di colore di questo rossettino super super matte, ve lo faccio vedere subito. La colorazione è Mochi o Mochi, wow, sembrano quei rossetti caramella che mangiavo negli anni 80-90. Comunque lo swatch è questo qua, mi piaceva proprio il punto di colore. Va bene ragazze, ho già finito, spero che questo video haul vi abbia incuriosito e questi marchi soprattutto vi abbiano incuriosito. Fatemi sapere se già li conoscevate, se conoscete qualche best seller di questi marchi a me totalmente sconosciuti, a parte It Cosmetics. Io vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video e vi mando un bacio grande grande, ci vediamo sabato alle 8:30. Ciao!